reverendissima e illustrissimo professor Cacciari, innanzitutto un vivissimo ringraziamento da parte della Chiesa Varesina e da parte di tutta la città di Varese, che è rappresentata qui non soltanto dalle massime autorità, ma soprattutto da quella folla di gente che riempie questa struttura e che ci è rimasta anche fuori, perché anche questo fa parte di Varese. Per aver accettato, vi ringraziamo di essere tra noi stasera e per aiutarci a far diventare l'anno della fede, indetto da Sua Santità Benedetto XVI, un'occasione importante di riflessione per tutti, per uomini e donne che magari sono un po' esitanti circa la fede, ma sono in ricerca di qualcosa che dia un fondamento alla loro esistenza. Ma anche per tutti noi, perché io credo che il problema dell'anno della fede non è tanto quello di fare qualche dibattito a tavolino, ma di capire se la fede serve per la vita e se si risponde sì, come possiamo fare in modo che questo dono che Dio fa a tutti possa diventare per ciascuno una risorsa importante nelle situazioni concrete della vita. Per aiutarci a comprendere che fede e libertà, fede e ragione, queste realtà non soltanto non si escludono a vicenda, ma diventano invece entrambi elementi importanti per la crescita di persone mature ed equilibrate, con delle prospettive che consentano di ritenere che la vita vale la pena di essere vissuta. Persone capaci di cogliere in una realtà complessa, una realtà troppe volte dominata dalla tecnica, quel senso umano e quel senso spirituale che diventa poi alla fine un gesto di riconciliazione dell'uomo con la sua stessa umanità. Il tempo che stiamo attraversando è proprio un po' segnato da questa crisi di spiritualità e la fede può e deve essere un aiuto per recuperare quella trascendenza che costituisce lo spazio di elaborazione del senso, capace di dare un spessore all'esperienza che noi facciamo della vita. Nel ribadire che in questo quadro il dialogo che seguirà sarà proprio un aiuto importante, ecco che allora io rinnovo di nuovo il mio saluto e il mio ringraziamento. Grazie a voi. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Vedendo la gente arrivando che è rimasta fuori, immediatamente tra me e me ho pensato: Monsignor Donini, abbiamo avuto poca fede, come dire. Pensavamo di non poter richiamare così tanta gente, io ero convinto. Gli altri ne hanno avuta troppa. Dunque, fuori dalle parrocchie in questi giorni avete potuto vedere l'annuncio di questo incontro. E io l'altro giorno, vedendolo, ho letto Le ragioni della fede, il titolo di questo incontro, mi ha di nuovo riprovocato, quando prima di Natale Monsignore mi ha invitato a introdurre questo incontro. Perché Le ragioni della fede, tra me e me, mi sono detto, tornando a casa, rappresentano un po' una sfida. Non è il classico incontro fede e ragione, ragione e fede, no. Le ragioni della fede mi sembra che contengano, un titolo che mi sembra che contenga una sfida di questo tipo, cioè è possibile un'esperienza di fede ragionevole? O la ragione può arrivare addirittura a riconoscere la fede, può arrivare alla fede? Insomma, le ragioni della fede mi sembra che implichi questa possibilità. Noi viviamo in un contesto, io me ne accorgo tutti i giorni per il lavoro che faccio, che insomma si veda la fede un po' relegata nello spirituale, nell'individuale, nel non centrare con le cose di tutti i giorni, e dall'altra parte invece la ragione, che è quella deputata ad affrontare la realtà. Ecco, il lavoro di questa sera, perché voi non pensate, stasera è un momento di lavoro con le personalità che abbiamo qui sul tavolo. Il lavoro di questa sera vuole cercare di aiutarci a capire questo percorso e vuole cercare di aiutarci a capire se è possibile un rapporto, che tipo di rapporto tra fede e ragione.
La serata è stata pensata così, tre domande, magari qualcuno di più a seconda dei tempi, al professor Cacciari e a sua eminenza il Cardinal Scola, e poi una conclusione, insomma, del nostro lavoro. Io partirei con cercare di capire, di aiutarci a capire di che cosa stiamo parlando. Fede e ragione, due concetti dati troppo, in me, lo vedo io nella mia esperienza personale, magari per scontati, e allora vediamo di capire dal professor Cacciari, come voi lo sapete, lo conoscete, eminente filosofo, docente di filosofia all'Università del San Raffaele, vita e salute, ha un'esperienza politica alle spalle, tre mandati di sindaco di Venezia, ma politica stasera non si parla. Professor Cacciari, allora, fede e ragione, che cosa significano per lei questi termini? Grazie, anzitutto sono molto lieto di ritrovarmi qui stasera con voi e con il mio patriarca, scuserete se per me continua a essere il patriarca, e a discutere, altre volte ce n'è capitata occasione, di questo argomento. Il mio primo intervento, molto brevemente, come mi è stato chiesto, servirà, spero, a chiarire questi termini, cercare di mostrarli nella loro complessità, ma anche in modo, se mi riesce, molto semplice. E in tutta la nostra tradizione non sussiste un problema di contrapposizione tra questi due termini. La teologia, in quanto, come dice il termine stesso, in quanto un ragionamento, un logos, un'argomentazione che riguarda teos, il divino, ma quel divino, teologia ha questo significato preciso, quel divino che si è rivelato in un certo modo, non il divino qualsiasi, perché allora non è più teologia propriamente, ma allora dovremmo parlare piuttosto, non so, di una filosofia della religione in generale. No, teologia significa un discorso argomentato che riguarda i principia revelata, quei principi che ci sono stati rivelati. Quindi la teologia ha questo presupposto che ovviamente la filosofia non ha, non può avere, non deve avere, ha questo presupposto, la rivelazione. Ma sulla base di questo presupposto la teologia argomenta, e argomenta in modo potente, si interroga e argomenta poderosamente. I principi rivelati per la teologia sono grosso modo come i principi primi e in quanto tali indimostrabili della filosofia. Così già i padri spiegavano l'atteggiamento razionale, non neanche ragionevole soltanto, ma razionale, che la teologia deve avere. E i termini che anche nella scolastica ritornano continuamente nell'indicare questa prospettiva sono rivelatori, no? Quando si parla di inventio veritatis, Pietro Lombardo, quando si parla di indaganda veritas in Tommaso, cioè di una verità che in quanto verità deve essere indagata, indaganda, non una verità che è un quieto presupposto su cui io superstò, perché allora diventa superstizione e non è più filosofia. Superstizione vuol dire esattamente stare sopra, tranquilli, sedati. Non c'ha nulla a che vedere questo atteggiamento superstizioso con la teologia. La teologia ha a che fare con una verità che chiede di essere indagata, con una verità che chiede di essere trovata, inventio veritatis, sulla base di principi che vengono presupposti, di principi rivelati. Come diceva Kierkegaard, la teologia è appesa alla croce. Attenzione, non sta sulla croce, ma ci sta appesa a quella rivelazione, se è teologia cristiana. Un discorso molto diverso si potrebbe fare, dovrebbe essere fatto storicamente invece per la teologia islamica, perché lì l'elemento kalam, lì l'atteggiamento di obbedienza e di stare sopra, anche se non in modo superstizioso, è molto più forte. Ma nella teologia cristiana non c'è alcun dubbio, in tutta la tradizione teologica cristiana il problema sta nel argomentare la propria fede, intellectus fidei, se no, diceva Tommaso, la tua fede è negligente.
Se la tua fede non è intellectus fidei, ogni giorno ti interroghi e lotti per trovare ragioni per la tua fede, non sei all'interno di questa poderosa tradizione che si sviluppa dai padri, alla scolastica, fino ai grandi autori della teologia del Novecento e cattolici e protestanti, no? Tutti sono insieme in questa prospettiva, tutti si connettono in questo metodo, in questa strada. Quindi una radicale opposizione ad ogni forma di superstizione e di negligenza, o di pura e semplice obbedienza, obbaudire. Sì, devi ascoltare, perché un teologo deve ascoltare, deve partire da quei presupposti, ma per interrogarli. Questo è il tratto caratteristico della fede e della teologia in quanto argomentazione razionale dei principi della fede in tutta la nostra tradizione, e questo spiega perché le connessioni, anche polemiche, ma connessioni sempre, tra teologia e filosofia, o se volete tra fede e ragione, sono stati continui, no? Perché non esiste praticamente filosofo degno di questo nome che non si sia interrogato anche lui su quei principi a rivelata, sul loro senso, sulla loro portata storica, sulle problematiche che sollevavano. Non è concepibile, non è comprensibile una virgola delle grandi filosofie europee, fino all'idealismo, ma anche oltre, fino a Heidegger, eccetera, eccetera, senza questo continuo loro confronto con la fede, che non è mai pura e semplice fede, è sempre una fede che viene interrogata e che si cerca di spiegare, alla quale si cerca di dare ragione, molto più che ragionevolezza. L'esigenza è infinitamente superiore alla ragionevolezza, è la ricerca veramente di dare ragione. Non ho ovviamente qui il tempo di indicarvi tutti i modi in cui si è cercato di dare ragione, anche perché questo penso che sia meglio, sarà più sviluppato magari dal patriarca, ma che comunque è la sua testimonianza che poi a questo punto conta. Dal mio punto di vista, qual è il problema? Cos'è che mi ha sempre... un altro aspetto che forse vale la pena sottolineare in questo intellectus fidei. Cosa vuol dire questo portato al limite? Vuol dire, e questo è Tommaso che lo dice, una pagina stupenda di Tommaso, che va tutto scoperto contro i tomisti e i neotomisti, no? Come tanti filosofi anche atei o sedicenti tali che vanno scoperti contro i loro fedeli. In una pagina stupenda dice: se è così, se la mia fede deve essere, vuole essere intellectus fidei, vuol dire che la mia fede in hoc seculo, qui dove stiamo noi ora, sarà sempre imperfettissima. Sempre imperfettissima. Perché? Perché non arriverò mai a sapere il mio oggetto fino in fondo, a sapere Dio. Ma se la mia fede vuole essere intellectus fidei, la mia fede ha al suo interno la esigenza estrema, ultima, escatologica, di sapere Dio. E poiché non potrò mai saperlo, la mia fede qui sarà sempre imperfettissima. La mia fede, perché avvertirà sempre questa esigenza veramente di sapere. Che il suo logos sia un logos che veramente quasi si immedesima nel logos verbum di Giovanni. E poiché questo qui è impossibile, perché non possiamo sapere, dobbiamo anzi sapere docta ignoranza, che è anche in Tommaso, dobbiamo sapere che vi sono delle cose che non potremo mai sapere, intelligo inintellegibilia esse, no? Capisco che vi sono delle cose. Per questo la mia fede, non la mia ragione, la mia fede sarà sempre imperfettissima. Questo per far capire quanto estrema sia l'esigenza, l'istanza razionale all'interno di questa teologia, all'interno di questa testimonianza di fede. Fino a questo punto, e cito Tommaso, non cito un eretico qualsiasi. Dal punto di vista filosofico come si pone la questione? Molto brevemente, per me almeno.
Leibniz diceva: cominciamo da filosofi ma finiamo da teologi. Lo diceva Leibniz, e io credo che avesse perfettamente ragione. È inevitabile, perché? Perché come fa la filosofia a non volersi interrogare sull'ultimo? Come fa la filosofia a non volersi interrogare su ciò che è archè, su ciò che è inizio e su ciò che è ultimo? Se non si interroga su ciò che è inizio e su ciò che è ultimo, vabbè, si chiami letteratura, si chiami saggistica, si chiami giornalismo, si chiami quello che si vuole, tutte cose nobilissime, ma cosa c'entra con la filosofia? Si comincia da filosofi, attenzione, cioè il filosofo non può cominciare dai principi a revelata, perché il filosofo non può, deve essere all'inizio ateo. È un'esigenza assoluta per la filosofia. La filosofia non può avere presupposti. La filosofia inizia con il pensare, con il pensiero. Si sviluppa da concetti, cioè dal pensiero, da ciò che il pensiero pensa, cioè dal pensiero. Ma come fa ad arrestarsi ai concetti senza svilupparli verso la possibilità di comprendere la cosa ultima, il realissimum, come diceva appunto di nuovo Leibniz? Non è filosofia, è una descrizione, è una narrazione di ciò che avviene, di aspetti della realtà, di aspetti dell'ente, ma non può essere la domanda ultima sul perché dell'ente, la domanda ultima della metafisica, come diceva Leibniz, come hanno ripetuto tutti dopo, fino al Novecento: perché l'ente invece del niente? Perché l'ente invece? Questa è la domanda metafisica chiave, no? Può la filosofia fermarsi prima? No. Ma se si pone questa domanda, perché l'ente, non diventa teologia? Diventa teologia. Quindi dal punto di vista del tutto dello sviluppo razionale del concetto, a un certo momento la filosofia diventa teologia. Qual era la prepotente pretesa della grande filosofia idealistica? Quella di assorbire in sé totalmente anche l'aspetto teologico. Non c'è più bisogno della teologia, non c'è più bisogno, perché io ti spiego, io filosofo, quell'istanza di Tommaso, sapere Dio, io te l'ho risolta, io filosofia te l'ho risolta. Questa pretesa eroica del grande idealismo, da Hegel fino a Gentile, è andata in crisi per vari motivi, può essere falsificata, può essere contraddetta, non abbiamo più il tempo di dirlo, ma certamente è caduta questa pretesa. Ma per questo deve essere caduta la pretesa della filosofia, l'istanza filosofica, diciamo con Leibniz, di diventare teologia, di dire la propria appunto sull'ultimo e sul primo, no? Non può cadere, pena appunto il venir meno della ragione. Perché la ragione, sviluppandosi attraverso i concetti, giunge necessariamente alla domanda perché l'ente e non niente. La grande filosofia lo sapeva, l'idealismo l'ha risolto a modo suo, questo essere teologi, pretendendo appunto di sostituirsi totalmente all'ambito della rivelazione e del dare ragione teologica alla rivelazione. Pretesi, istanza, ripeto, io butto giù, eroica, straordinaria, cioè pensiero sul quale noi siamo ancora, sulle cui spalle siamo ancora accovacciati, sono pensieri di giganti, no? Tuttavia, appunto, in gran parte ormai non più difendibile, ma l'istanza rimane. E come potrebbe essere, per concludere rapidamente questo intervento sviluppato, come potrebbe pensarsi oggi questo colloquio? Bene, prima di tutto una parte negativa. Questo colloquio tra la filosofia pensata, come ho detto, e la teologia pensata, come ho detto, oggi è minacciata da due grandi nemici di entrambi. Uno è un dogmatismo teologico, e cioè la pretesa antitomista, antimistica, anti tutta la grande tradizione teologica che ho indicato, la pretesa di poter fare da sé, di poter fare a meno di questo confronto intimo, interno con la ragione. A questo punto la teologia diventa semplicemente apologetica, e io vedo questo pericolo, lo vedo, di diventare apologetica, cioè di diventare una difesa di sé. No, la teologia deve andare al colloquio, aprirsi al colloquio,
recuperare questa grande tradizione in tutta la sua problematicità. Dall'altra parte un dogmatismo dell'intelletto, come diceva Kant, no? Che domina ancora di più del dogmatismo teologico, un dogmatismo dell'intelletto. Beh, è ragionevole soltanto il discorso, il logos, che dica qualcosa di determinato su questo o quell'altro ambito dell'essente, dell'ente, della realtà. È razionale soltanto ciò che determina qualcosa, che calcola qualcosa. Quindi una fisica assoluta, c'è soltanto la fisica e i principi che mi permettono di determinare in modo matematico, eccetera, eccetera, l'ente, fondamento di ogni tecnica. Dogmatismo dell'intelletto, lo chiamava Kant dogmatismo dell'intelletto, diceva: attenti a leggermi come si deve, io difendo l'intelletto, ma non sono un dogmatico dell'intelletto, perché i compiti della filosofia, diceva Kant, e concludo veramente, sono tre. La mia missione non è quella di determinare soltanto i poteri dell'intelletto, perché la ragione vuole, uno, determinare cosa si può sapere, intelletto, si può, potere, si può sapere. Posso, che cosa posso sapere? Posso sapere come è fatto quest'ente, quest'altro ente, questo insieme di enti, eccetera, eccetera. La scienza, l'intelletto, ma non c'è mica solo l'intelletto, no? Poi diceva Kant, io voglio anche sapere cosa devo fare, sollen, cosa devo fare, etica. Cosa devo fare? E devo fare un ragionamento, un discorso argomentato sul dovere, sul fare. Ma non basta, c'è anche una terza dimensione, diceva Kant. Cosa posso, ma non nel senso del können, del potere, ma nel senso del mi è lecito, mi è permesso, cosa è possibile potere in questo senso, cosa è possibile, cosa è fondatamente possibile che io speri, hoffen. E speranza è virtù teologale, mi pare. Non soltanto cosa posso sapere, sapere potere, ma cosa devo fare e cosa mi è lecito sperare e cosa è fondato che io speri, principio speranza. La ragione vuole che io mi occupi di tutte e tre queste dimensioni. Queste tre dimensioni devono andare insieme, devono essere analizzate insieme, devono essere studiate insieme. E questo è il compito della filosofia per Kant. Qui non c'è nessun presupposto di rivelazione, non sono principi a rivelata. È compito della filosofia creare un sistema in cui si accordino queste tre dimensioni. Questa è la vera filosofia, esaminare queste tre dimensioni e, se ne sei capace, fare di queste tre dimensioni non tre pezzi separati, tre cadaveri astratti l'uno dall'altro, ma un organismo vivo unico, accordarli, armonizzarle queste tre dimensioni. Questo è il compito della filosofia. Vedete che non c'è nessun principio rivelato, ma se la filosofia si muove in questa dimensione, il colloquio con la teologia, che invece sta su principio rivelata, non solo è possibile, ma è necessario, perché il nesso tra questo tipo di filosofia, che si interroga in questo modo, e l'interrogazione teologica, la problematica teologica, è nelle cose, nei termini stessi. Basterebbe quell'offer, basterebbe quello sperare con cui Kant conclude quella pagina meravigliosa che non viene mai o quasi mai letta della dottrina del metodo nella critica della ragione pura, perché questa pagina non è nella critica del giudizio, nella critica della ragione pratica, è al termine della critica della ragione pura, che ancora oggi si insiste nel ritenere, chi non l'ha letta, che riguardi solo l'intelletto. Grazie. Dopo la parola al filosofo, la parola al teologo Minenza. Ma io, dopo questa ampia e
molto sorprendente e non ovvia introduzione del professor Cacciari, posso solo fare qualche variazione sul tema per introdurre la prima parte appunto di questo nostro dialogo. La cosa che mi ha colpito di più è che il professor Cacciari ha messo subito al loro posto il valore dei termini in campo, ragione e fede, presentandoli come due fiori distinti certo, ma intrecciati, che sbocciano sul terreno della conoscenza. Quello che lui ha detto con molta forza e vigore, lavorando costantemente sulla coppia ragione, fede, filosofia e teologia, non è così ovvio. Tant'è vero che Castelli aveva nella sua breve introduzione accennato al rischio che ha avuto grande peso sia in filosofia che in teologia di una riduzione della ragione alla luce solare delle idee chiare e distinte da Cartesio, capace di illuminare sempre tutti gli angoli del reale, in modo tale che occupando essa tutto lo spazio, la fede poteva essere al massimo dell'ordine del sentimento e quindi dell'ordine del soggettivo, come è stato detto, e quindi in ultima analisi poteva avere come oggetto il fantastico, nella migliore delle ipotesi il mito, ma non più il mito nel senso originario greco della parola, ma il mito nel senso della sua caduta, del mitologico, del fabulistico. Per tanti anni la questione è andata avanti così, a partire dalla modernità, e quindi la fede è stata lentamente separata dalla ragione. E è vero che i teologi stessi ci hanno messo tutto il loro impegno per mantenerla in questi termini. Lui ha fatto riferimento appunto all'apologetica, e io che ho avuto l'occasione in gioventù di fare la mia tesi su Melchior Cano, ho visto bene nel suo pur geniale volume, primo volume di tutta la storia della teologia sul metodo, i luoghi teologici, si vede benissimo quanto lui sia prigioniero di questa concezione del rapporto fede-ragione, filosofia e teologia, che con una parola molto un po' tecnica ma di per sé molto chiara, de Lubac chiamava estrinsecismo, come due mondi totalmente separati. No, invece le cose stanno diversamente, sono sempre state diversamente nei grandi pensatori. Faccio riferimento di corsa ad un passaggio molto bello di un'udienza generale di Giovanni Paolo II, in cui il tema del rapporto ragione-fede è ripreso, avendo certamente alle spalle la conoscenza della posizione di Leibniz, che si incomincia da filosofi e si finisce da teologi, quando il Papa nell'83 diceva: quando il perché delle cose viene indagato con integralità alla ricerca della risposta ultima e più esauriente, allora la ragione umana tocca il suo vertice e si apre alla religiosità. Balthasar diceva che quando il problema del rapporto fede, ragione fede, come ragione e religione, filosofia e teologia, è un falso problema, perché quando la filosofia si interroga sul fondamento trapassa in teologia, indiscutibilmente trapassa in teologia. Ma questo
diciamo, la piccola cosa che voglio aggiungere, magari poi tirando una conseguenza per rispettare i tempi, perché non dobbiamo esagerare, insomma, questo lo si vede anche nell'esperienza comune ad ogni uomo, comune ad ogni uomo. Qual è l'esperienza comune ad ogni uomo? Ha due caratteristiche, secondo me. La prima caratteristica è che, al di là di tutto quel che dicono coloro che si pensano agnostici o atei o comunque che dicono che sia impossibile percorrere la strada della verità, c'è un dato che la realtà ci provoca, ci invita. Non so, un bellissimo tramonto sul lago, un gesto di tenerezza verso una persona che ne ha bisogno, un'idea che inseguiamo, un pezzo di sinfonia, tutto quel che volete, è un invito, e è un invito rivolto a me, all'intelletto, nel senso, qui lo usiamo nel senso largo della parola, alla mia capacità di concapere, di comprendere, perché io ospiti la realtà dentro di me. Quindi, e questa Tommaso e comunque gli scolastici la definivano come il livello elementare della verità. Questo lo devono concedere tutti, anche la scienza di oggi, quando è minimamente onesta con se stessa, dice che un qualcosa del reale può essere adeguato e quindi pone in essere un elemento di verità. Mi spiego. Questa è ora, quando faccio questa esperienza comune che la realtà mi invita e che io posso ospitarla, questa realtà dentro di me, cosa metto in campo? Cosa metto in campo? Sempre, simultaneamente, ragione e fede. Non so, prendiamo una delle esperienze più elementari che tutti noi abbiamo fatto. Un bimbo di fronte, un neonato, un bebè di 1-2 anni, di fronte al sorriso della mamma. Cos'è questo sorriso? È un invito. È certamente un sorriso. Dal punto di vista più immediato ed elementare, il bimbo coglie il sorriso della madre, ma coglie solo il sorriso della madre. Dietro questo sorriso coglie la madre che gli dice: è bene che tu sia. È bello che tu sia. Quindi questo sorriso è segno, usiamo questa parola, si potrebbero usare parole più rigorose, ma per intenderci è segno di una presenza, la presenza amante della madre. E a sua volta la madre è segno, usiamo anche qui una parola imprecisa ma chiara, che non tutto finisce lì, non tutto finisce nel sorriso, non tutto finisce nella mamma che sorride, ma anche la mamma che sorride fa passare il reale nella sua totalità, diciamo l'essere che sceglie queste strade per invitarti ad ospitarlo in te e ad accoglierti. Allora cosa succede? Succede che il bambino si gioca tutto, conosce affidandosi, conosce giocando tutta la sua persona, intelligenza, volontà, energia affettiva e quindi azione. E
Questo affidarsi, che cos'è se non l'esperienza naturale della fede, che si accompagna alla sua capacità di intus legere, di leggere dentro quel segno. Badate, se avessimo il tempo per spiegarlo e avessimo ancora il gusto di quando insegnavamo filosofia da giovani, la stessa cosa avviene anche quando dico che questo è un bicchiere. C'è in gioco la fede anche per dire che questo è un bicchiere. Quindi sono gratissimo a Sor Cacciari perché ha spazzato via dall'origine ogni tipo di estraneazione e di estrinsecismo tra ragione e fede. Voglio aggiungere che la fede cristiana, la fede rivelata, per il fatto di essere rivelata e quindi completamente gratuita, in sé e per sé, nei suoi contenuti profondi, ampiamente impensabile, indeducibile, come qualcosa che irrompe, perché la rivelazione alla fine è la realtà vivente e personale di Gesù Cristo. Tuttavia questa fede rivelata che mi è donata mantiene questa struttura. Mi spiego? Quindi questo intreccio vitale con la ragione e questa modalità di coniugarsi insieme le due ali della fides ratio, o i due fiori che nascono sul campo. Ecco, questo è molto importante. Quindi non credete alle persone che dicono che non hanno fede, perché non abbiamo solo le credenze. Mi spiego? Perché il belief, come dicono gli inglesi, perché mi hanno detto che questo è un teatro un po' particolare, eppure abbastanza precario, se ho capito bene, nella sua provvisorio, ho sbagliato la parola, no? Provvisorio, però tutti qui siamo qui con la credenza tranquilla e ci fidiamo di chi l'ha fatto. Non è che adesso voi vi alzate e vi mettete a fare i calcoli per vedere se starà su durante l'ora in cui siamo qui, no? Quindi le credenze, di credenze viviamo decine e decine di migliaia di volte tutti i giorni, ma quello di cui ho parlato prima, l'intreccio fede e ragione, facendo l'esempio della madre e del bambino, è molto di più di una credenza, è già una fede solida, è una fede razionale. La fede rivelata mantiene questo impianto, quindi non c'è nessuna inimicizia tra la fede e la ragione, e quando la fede e la ragione non si cercano, allora sono guai, sono sempre stati guai nel corso della storia e sarebbero guai gravissimi anche oggi. Dico di più, questo vale per la nostra Europa nei confronti della fede rivelata cristiana, mi spiego, proprio perché in effetti i grandi filosofi, ci sono pagine e pagine stupende di Cartesio sull'Eucaristia, cioè è soltanto un certo irrigidimento teologico e filosofico a partire dall'illuminismo che ha operato queste esclusioni a cui anche noi cristiani siamo andati dietro, avendo quasi paura a mischiare i due ambiti che sono ovviamente, come il professor Cacciari ha detto, metodologicamente molto ben distinti per il loro diverso strutturale punto di partenza, tuttavia sono sempre intrecciati. Quindi questo è quello che anch'io tengo a sottolineare. Certamente questo comporta una apertura a 360 gradi permanente nell'io in ciascuno di noi e nel noi in cui siamo inevitabilmente immersi, sia della fede che della ragione, a 360 gradi. Tant'è vero che l'inventio veritatis, anche di fronte al dogma, anche della grande scolastica, incominciava sempre dalla illustratio principiorum. Pensate all'impianto della Summa, che è sempre interrogativo. An sit Deus, c'è Dio? Non lo dà mica per scontato mai, non può dar per scontata neanche la Trinità,
Quindi, allora, fede a 360 gradi che ha bisogno di una ragione a 360 gradi. Allora qui effettivamente ogni dogmatismo deve essere bandito, ogni dogmatismo. Vagliate ogni cosa, trattenete il valore, Paolo. Il cristiano, l'uomo veramente ragionevole, non può non fare così, non si può escludere nulla da questo orizzonte. Allora l'invito di Benedetto XVI ad allargare la ragione, se non altro a recuperare le diverse forme della ragione, la ragione teoretica, la ragione pratica, la ragione speculativa poetica, la ragione sperimentale, tutte le forme della ragione, e avere il coraggio di farle interagire con la fede affinché la fede entri nel quotidiano, come giustamente ha detto Castelli all'inizio, non sia l'aggiuntina sentimentale o il rifugio. Ecco perché di fronte alla tecnoscienza, di fronte soprattutto alle biotecnologie e di fronte alle neuroscienze, noi dobbiamo avere il coraggio di giocare fino in fondo le questioni che la fede pone, senza avere paura, con le debite distinzioni, di mescolare l'intellectus dei misteri costitutivi della nostra fede, Trinità e Gesù Cristo, ripeto, nelle debite distinzioni, con queste questioni. E da questo punto di vista le tecnoscienze ci stanno portando, perché le grandi domande ultime per cui la filosofia trapassa in teologia, che una volta erano appannaggio dei filosofi, oggi vengono fuori dai laboratori. Mi spiego? Ed è di questo che dobbiamo farci carico, senza accettare dogmatismi di sorta. Ecco, come ho detto, ho fatto solo una variazione sul tema che era già stato molto positivamente introdotto, superando appunto una certa idea della pretesa di una ragione assoluta che occuperebbe tutto il campo del reale, relegando evidentemente in questo caso la fede ad un surrogato sentimentale dell'io. Non è così. Cercherò di introdurmi in punta di piedi su un terreno per me non abituale, ma come dire, misuro quasi provocatoriamente da quello che è stato detto. Mi ha colpito, perché io pensavo di dover venire qui a fare il moderatore tra due persone che si prendevano a schiaffi, invece si vede che l'amicizia e il dialogo, come dire, di anni ha costruito un modo anche di ragionare che è veramente commovente. Ma professor Cacciari, io volevo cercare di un affondo di questo tipo, cioè, dato che qui stiamo parlando di una fede che a questo punto, come ha detto adesso Sua Eminenza, è una fede rivelata, e allora sempre seguendo quello che lei ha detto prima, mi ha colpito questa frase, l'ente che invece del niente. Allora noi crediamo, noi cristiani, almeno io personalmente, credo in un Dio che si è rivelato, che si è manifestato. Questo ente è un uomo concreto che Giovanni ha incontrato a un certo punto e gli è andato dietro. A questo punto la mia provocazione, volevo chiederle cosa vuol dire mettere in atto la ragione, dove magari lei personalmente ce lo può raccontare, si ferma di fronte a questo fatto qua. Grazie. Qui dovrei tentare di riassumervi il lavoro di una ricerca di quasi una vita, quindi insomma, con dei volumoni un po' difficili. Comunque, quella a me filosoficamente interessa proprio quella rivelazione, perché è lì che nasce questo evo. Questo evo nasce da quella rivelazione, quindi soltanto l'idiota, ma non nel senso di Dostoevskij,
può dire che ciò non gli interessa, che non è una questione della ragione o della filosofia interrogarsi su questo evento straordinario che ha segnato l'Evo, questa età del figlio, come diceva Schelling e come io impudicamente ho ripetuto, questa età del figlio. Quindi come fa a non essere un problema della filosofia l'età del figlio? Ripeto, nulla è comprensibile di questi due millenni se non a partire da una interrogazione intorno a quell'evento. Quell'evento è l'assoluto. La domanda mi costringe a essere un po', come dire, filosofico, ma credo che sia chiaro comunque il discorso. Quell'evento significa che cosa? Per il filosofo, che l'assoluto, cioè ciò che la tradizione classica, eccetera, eccetera, in vari modi indicava come il trascendente, fate attenzione, la trascendenza come ciò che è al di là, che mi trascende, quell'assoluto si absolve, si scioglie dall'essere assoluto, continuando ad essere assoluto. Cioè l'assoluto che continua ad essere assoluto, perché qui è il tema fondamentale, il crinale difficilissimo del cristianesimo, no? Perché l'assoluto io devo continuare a pensarlo come assoluto, cioè come il trascendente, ma nello stesso tempo quell'assoluto che devo continuare a pensare come assoluto, se no il cristiano non avrebbe più pensato una continuità tra il Dio di Israele e il Dio suo, quell'assoluto che devo continuare a pensare come assoluto si absolve dall'essere assoluto, non tiene il suo essere assoluto come una proprietà gelosamente, ma fa sacrificio di sé, si incarna uomo, vero uomo, fino in fondo uomo, morte vera, tutto vero. I nostri ci dicevano no, che balle sono, non è vero. Lì non è morto in croce nessuno, quello vuoi che Dio muoia, eccetera, eccetera. Tutto il grande scandalo, la follia della croce. Questa follia segna tutto il nostro ego. Volete che una persona che ragiona non si interessi di ciò? La nostra dialettica è tutto qui, è complicatissima da vivere, non è una questione difficile da pensare. Ma capite che in ogni momento io posso dire no, questa follia non la reggo, l'assoluto è l'assoluto, e io sono l'uomo, e tra uomo e Dio c'è quell'abisso di differenza che il classico ha sempre pensato. Ma oppure dico, ma l'assoluto, cosa volete? L'assoluto, cos'è l'assoluto? Che cos'è? Cosa vuol dire il trascendente? E allora tutto diventa immanente, tutto diventa immanenza. Io, uomo, assorbo in me il divino e mi divinizzo. Guardate che questo è Sisto Leviasto. Io forse qui, a differenza, anzi certamente a differenza del patriarca, penso che questo sia il cuore di questa età dell'Evo. Cioè sistole, diastole sono pericoli immanenti a questa età, non li risolverà nessuno fino alla fine dei tempi, o fino alla fine dell'Europa, o fino alla fine di questa cultura, o fino alla fine di questa civiltà, o fino alla fine del cristianesimo. Il cristianesimo stesso vive di questa sistole e diastole. Se vuole eliminare questa dialettica, se vuole eliminare questi pericoli, crepa. È vivente fin tanto che li mantiene vivi questi pericoli. O porte terese sesse. Questa è una contraddizione immanente alla cristianità. E quando prima dicevo che la teologia è una teologia che si interroga e si problematizza continuamente, intendevo proprio riferirmi a questo paradosso. Se il cristianesimo o la teologia volesse eliminare la paradossalità, non che non vuol dire semplicemente contraddizione eccetera, vuol dire qualcosa che l'opinione comune, il discorso comune fatica a capire, no? Assoluto che si assolve dall'essere assoluto, che continua ad essere assoluto, cosa vuol dire? Eppure questa è la paradossalità del cristianesimo, cioè che io mi sento perfettamente divino o divinizzabile e tuttavia mantengo il trascendente, non lo assorbo in me, non lo immanentizzo, però sono figlio, erede come lui, che è quel logos, che è enarchè e che è teos.
e che incarnandosi non ha perso nulla della sua divinità. Questa è sistole e diastole del cristianesimo. Il cristianesimo muore una volta che cessa di battere con questi due ritmi. E la filosofia di quest'età del figlio ha costantemente a che fare con questo. A volte lo ha a che fare in modo diretto ed esplicito, Hegel. A volte in modo polemico, Nietzsche. Ma Nietzsche dice le stesse cose, cioè è esattamente l'altra faccia della luna rispetto al filosofo che vuole, diciamo così, giustificare, o meglio, rendere ragione di questo paradosso. Nietzsche dice: questo paradosso non esiste più. Perché? Ma perché io voglio il superuomo, cioè voglio quell'uomo che assorbe in sé totalmente Dio. Ma come si fa a non ascoltare che questo è un timbro che risuona dentro l'origine stessa di questa paradossalità? Come si fa a dire anatema rispetto a Nietzsche e a non sentirlo invece come un fratello? Questo è, per me è uno scandalo che la Chiesa ancora con certa teologia non ascolti il timbro del fratello di quello che vorrebbe tutta la vita disperatamente patriarca essere il figliol prodigo. Il punto per me è fondamentale. Come mi spiegherei oggi questo paradosso? Questo paradosso dal punto di vista filosofico. Questo paradosso sta nel fatto che se io elimino l'assoluto e dico l'assoluto si è ormai absolto dall'essere assoluto, basta, quindi intelletto, ragione pura e ragione pratica, e magari, ma su questo voglio dire una battuta, poesia, diciamola così, ragione poetica. Se io dico ormai si è absolto, si è sciolto dal suo essere assoluto, si è incarnato, bene, sono io, cessa la dimensione di trascendenza. Cosa cessa col cessare di questa dimensione di trascendenza, che ripeto è una dimensione di trascendenza ormai paradossale, che non ha più a che fare con la trascendenza né giudaica, dell'ortodossia se non altro giudaica, né della filosofia classica, greco-romana. Che cosa è la conseguenza? Qual è la conseguenza di questa immanentizzazione radicale e di questo quindi venir meno dell'orizzonte di trascendenza? A mio avviso viene meno ogni possibilità di rendere ragione di che cosa? Ma della libertà. È evidente, perché che cos'è la libertà? Che cos'è la libertà? Provate a darvi una dimostrazione dell'essere liberi. Provate a darmela. Provate a dimostrarmi che siete liberi. È indimostrabile, Kant lo sapeva, è un'idea. È un numero, qualcosa che io penso, ma se mi togli questo pensiero, crepo. Io posso vivere soltanto grazie a questo pensiero che non riesco a dimostrare. Provate a dimostrarmi che siete liberi. L'unica possibilità che avete di dimostrare di essere liberi è una cosa che sarà un paradosso, una bella prova logica che si era inventato un nostro grande umanista, il Valla. L'unica prova che siete liberi è che voi, o che io, chiunque di voi, riesca a rifare esattamente quello che ha fatto un istante fa. E allora mi dimostrate che veramente voi siete quello che fate ora, è veramente quello che volevate fare. Ma è possibile questo? No, perché? Perché dovrebbe ritornare indietro tutto l'universo dentro cui siamo, noi siamo parte di un tutto. Non è dimostrabile scientificamente la libertà, è un'idea. È un'idea. Vabbè, no, non credo che la possa dimostrare neanche lui la libertà. La libertà è un dono per lui. Per forza. Allora, che cos'è? Se viene meno la trascendenza, non riesco più a, se viene meno questo orizzonte, viene meno che cosa? Viene meno il mio trascendermi, perché io sono quell'ente tra gli altri enti che ha questa caratteristica di trascendersi sempre, no? Noi ci trascendiamo sempre, no? In vari modi, ma abbiamo sempre un progetto che ci disloca altrove, eh? Abbiamo sempre un orizzonte che vogliamo oltrepassare. Quindi noi non dimostriamo la libertà, ma la pratichiamo in qualche modo, no? La pratichiamo. Attenzione, non è una dimostrazione, è una sua spiegazione. Della libertà abbiamo soltanto un'explicazione, non una demonstrazione logico-scientifica.
la esplichiamo, orizzonte dopo orizzonte, prova dopo prova. Cioè, cosa facciamo? Ci trascendiamo. Questo è un trascendersi. Diceva Heidegger, noi siamo gli uomini, siamo gli enti del possibile, no? Noi ci definiamo in base al possibile, ci trascendiamo. Se viene in meno, ogni idea di trascendenza, viene necessariamente meno anche l'idea del trascendersi, perché noi ci trascendiamo verso qualcosa che appunto non conosciamo, verso un ignoto, verso una X, qualcosa che non è né calcolabile né determinabile in nessun modo, qualcosa che non è il nostro possesso, che non è il nostro concetto, che non possiamo concapere, certo? Quindi il venir meno della dimensione di trascendenza, il venir meno di quella paradossalità, non pensare più a quella paradossalità, che l'uomo di fede ovviamente declina in termini specifici, dicendo appunto io credo che quell'uomo sia il loro, che sia figlio di Dio, che sia risorto, eccetera, eccetera. La filosofia non dice nulla di tutto ciò, ma se non pensa il rapporto tra assoluto e l'assolversi dell'assoluto, e se non pensa il rapporto tra il mio trascendermi e trascendenza, cessa di essere filosofia. Ancora una volta una dimostrazione specifica delle ragioni per cui un filosofo che non crede è necessariamente, direi quasi costretto a interrogarsi continuamente su quei principi a rivelata a cui l'uomo di fede è, ripeto, appeso. Perché se invece ci sta sopra, non è un uomo di fede ma è un superstizioso. La sfida diventa ancora più profonda, Eminenza. La fede come mi può aiutare, come la ragione può aiutare la mia fede a diventare più matura? Poi lascio lei la risposta di Cacciari, se esiste la libertà o no. Ma la risposta Cacciari l'ha già data. Cioè la libertà è sempre nel suo esercizio. Facciamo anche qui un esempio. Noi potremmo adesso, siamo qui in 1200, per performare, cioè per compiere un atto di libertà, potremmo bene alla perfezione, potremmo in 1200 cominciare un lunghissimo ragionamento per decidere come uscire da quella porta. Bene. Se tutti e 1200 dovessimo dire è meglio salire adagio le scale, partire di qua, incrociare di là, quando arriviamo lì, quando staremo qui in 1200 probabilmente una settimana. Ma fin quando io non esco da quella porta non capisco cos'è la libertà. È chiaro il concetto? Quindi la libertà si performa, si comprende, la si esplica nell'azione. Questo il professor Cacciari l'ha detto ed è così. Dopo si può fare un tipo di ragionamento sulle componenti della libertà ed è molto, sarebbe molto importante, perché ragione e fede hanno tirato in ballo rivelazione, e siccome rivelazione tira in ballo ragione e fede, inesorabilmente hanno tirato in ballo la libertà. Perché per ritornare all'esempio del sorriso della mamma a cui il bambino aderisce, mettendo in gioco tutte le sue capacità cognitive di ragione e di fede, nell'affidarsi si gioca, compie un atto di libertà, sceglie. Nel dire che questo è un bicchiere fino in fondo, io aderisco al bicchiere e all'opera di quel che sta dietro, che ha fatto questo bicchiere. In senso pieno posso dire questa apparente banalità, questo un bicchiere, solo se la mia potenza conoscitiva non si limita a registrarlo come un ente, ma lo vede come un ente attraversato dall'opera di qualcuno a cui io aderisco.
qui sarebbero, si potrebbe aprire un discorso molto interessante sulla natura potentemente gratuita del lavoro, cosa che sarebbe importante nella società di oggi, stante la tragedia dell'assenza di lavoro soprattutto per i nostri giovani, a cui si comincia già a rispondere con segnali molto molto preoccupanti, come quelli dei cosiddetti NEET, né lavoro, né studio, né training, né niente, ma comunque usciremmo dal tema. Ma invece, per stare alla domanda di Castelli, cosa la ragione, come la ragione aiuta la fede a diventare più matura? Voglio dire, proprio l'intreccio di cui abbiamo parlato fa sì che, risponderò in due tempi, appunto, primo tempo, l'intreccio di cui abbiamo parlato fa sì che io non possa non lasciarmi interpellare da tutta la realtà, in tutta la trama di circostanze e di rapporti di cui è costituita. Ma anche qui torniamo a Paolo, tutto è vostro, tutto vuol dire tutto. Vi risulta forse che ci sia nella rivelazione cristiana una esclusione di qualcosa da questo punto di vista? Ecco perché oggi non è più capita la morale e non sono più capiti i 10 comandamenti, anche nella loro forza solo apparentemente negativa. Non è più capita perché non si capisce più questa apertura cattolica, cazzolon, secondo l'interezza a cui la fede spalanca. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Ecco che la scala del trascendersi imposta dal trascendente si apre. Mi spiego. Quel ma Cristo non è un'avversativa, è una criteriologia con cui affrontare il tutto, è un criterio con cui guardo al tutto. Mi spiego. Perché sono a immagine del Figlio di Dio, sono un uomo pieno di dignità, affronto il reale nella dignità totale della mia costituzione spirituale e corporale, diciamo così, per capirci, dal profondo del mio inconscio fino agli aneliti più elevati, per cui alla mattina posso dire ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore perché mi hai creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, cioè questo moto continuo del cuore di un uomo degno, questa è la ragione della moralità, degno perché porta in sé l'impronta di questo Dio. Allora, prima di tutto questo, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, quindi la ragione sì, nella sua pienezza si impone ad ogni piè sospinto, purché tutte le forme del ragionare siano tenute. Mi interessa tantissimo quel che le neuroscienze scoprono, mi interessa tantissimo, pur nella mia incapacità ed ignoranza, i neuroni specchio, o mi interessa tantissimo quello che mi diceva lunedì scorso il grande fisico Amaldi circa la modalità, lui chiamava di un naturalismo, lui parla di un naturalismo spirituale che rispetta, lui dice, tutti i risultati oggettivamente verificabili, o meglio, falsificabili delle scienze di oggi, ivi compresa, lui arrivava a dire, io lo ripeto, non sono in grado di sostenere questa tesi, anche il fatto che ci sia un continuum vitale dalla prima cellula elementare fino alla nascita dell'uomo intelligente, e si può, lui diceva, sostenere questo tranquillamente
salvando come la trascendenza, salvando i presupposti fondamentali di un Dio che resta, che consente all'uomo di costruire un'interazione scientifica con la realtà che vada fino a ciò che oggi può sembrare inimmaginabile, ma un Dio che tiene l'anima come una finestra aperta dell'io sull'uomo, no? E quindi è qui che si coniuga il trascendente, che per amore, diciamo l'altra parola, fede, rivelazione, ragione, fede, filosofia, teologia, ragione, fede, rivelazione, libertà, amore. Amore, perché questo assoluto si assolve perché ama, altrimenti la questione del male non arriveremmo neanche alla soglia, perché molto più in là della soglia non riusciamo ad arrivarci molto più in là della soglia, nel senso che l'onnipotenza di Dio non è un potere che domina. L'onnipotenza di Dio è l'impotenza dell'amore che condivide, che nel Vangelo non troviamo da parte di Gesù tante teorie sul male, però il Vangelo ci attesta la croce di Gesù, ci attesta colui che l'ha preso su di sé e l'ha condiviso, e questo si chiama amore, non esiste altra spiegazione possibile, no? Ecco, quindi dopo si potrebbe, ma adesso ho già bruciato il mio tempo, si potrebbe anche dire che allora da questo punto di vista la fede cristiana, e questo lo dico per esperienza personale, nel paradosso assoluto e decisione di assolversi, cioè nel paradosso tra il trascendente che si immanentizza, cosa vede? Vede la comunicazione della pienezza dell'umano. Dio non è più una X generica, è il padre di Gesù Cristo. Ecco, l'evo del figlio. E in Gesù Cristo è mio padre. E io mi rivolgo a lui dicendogli padre, padre nostro. Dio è questa cosa qui. E quindi il cristianesimo è il disvelamento totale dell'umano, è la pienezza dell'umano. La fede cristiana è l'eterno che esplode nel tempo, che irrompe nel tempo, è un anticipo dell'escaton, certo, del definitivo. Ma anche qui raggiungo serenamente il professor Cacciari, che ha già fatto riferimento alla grande tesi di Agostino. Lo capisci, a sta attento, che non è mica Dio, cum prehendis, se pensi di averlo ferrato, ma chi sei tu per afferrare Dio nella tua mente? Ma i grandi classici, se mettiamo insieme Agostino, Anselmo, Tommaso, arriviamo a quella formulazione così singolare, sì, uso anche la parola dialettica, tra l'assoluto e il contingente, che è la tesi che per la fede l'incomprensibile, cioè Dio, colui che resta mistero, in un modo incomprensibile viene compreso. Incomprensibilite, incomprensibile, incomprensibilite, comprenditur. Per il dono della fede, razionalissimo, viene comprensibile. Queste qui sembrano, siamo andati per formazione pur diversa di genesi, ma filosofica comune, sul ragionamento, ma tutto questo, se siamo riusciti a farvi intuire gli sbocchi, tutto questo ha a che fare con che dobbiamo fare stasera, andando a casa, bisogna andare a letto, domani mattina lavorando, è mica che siamo qui a fare dei discorsi così per fare dei discorsi, per tirar sera, perché la questione va al cuore della vicenda. Quindi Dio il rivelato svela completamente l'uomo a se stesso, è un anticipo di eternità,
perché Cristo è la verità vivente e personale, e il senso profondo della fede, la fede salvifica, la fede cristiana salvifica non solo perché ti consente, nella misura della tua obbedienza ed adesione, la salvezza eterna, ma perché ti consente di vivere già meglio il quaggiù, ti consente già di affrontare meglio il quaggiù in tutte le tue contraddizioni, persino il peccato, soprattutto col passare degli anni, se tu hai fede e lo riconosci, perde la sua capacità di essere un progetto alternativo di vita. Persino il peccato non è più un progetto alternativo di vita, diventa noioso, questo sì, terribilmente noioso, perché è terribilmente ripetitivo, ma non è più un progetto alternativo di vita. Quindi allora questa fede ha a che fare con il modo con cui amo, ha a che fare con il modo con cui metto al mondo i figli, ha a che fare col modo con cui lavoro, ha a che fare col modo con cui uso i beni, ha a che fare col modo con cui voglio la giustizia, ha a che fare col modo con cui concepisco la vita dopo la morte. Cioè, perché cambiano le cose. Cioè, se io concepisco una vita dopo la morte, uso i soldi diversamente. Per esempio, lascio in eredità al seminario che ne ha bisogno i miei soldi. Per fare un esempio. E così si potrebbe andare avanti. Ecco, mi pare di aver reso un'idea. Intendiamoci, voglio aggiungere un'ultima cosa che ha detto Barthes. Questo assoluto che si autoscioglie dall'assolutezza per venire del mondo, diceva Barthes, è uno che va in un paese conosciuto, che viene a casa sua, perché l'ha fatto, perché non gli è estraneo. Io sono parte di un paese che conosce bene. Lui ha un disegno su di me e lui parla la mia lingua, è familiare con la mia lingua. E i padri della Chiesa dicevano: si è abbreviato il verbo, l'assoluto, si è abbreviato per lasciarsi parlare da noi. Ecco, quindi la ragione c'entra in pieno. È lì, cioè, la ragione è l'alimento continuo della fede. Ci eravamo dati tempo fino alle 22:30, quindi non vorrei buttare via questi 8 minuti che mi mancano, quindi una battuta veloce. Professor Cacciari, io volevo tornare sul tema della libertà, perché mi ha provocato molto il ragionamento che ha fatto adesso cardinale, cioè quando dice che la mia fede c'entra nel riconoscere questo bicchiere, cioè io metto in gioco la mia libertà nel riconoscere questo bicchiere, nel riconoscere una presenza, potrei dire in altre parole, no? Io vado sempre a immaginare quando i primi apostoli hanno incontrato Cristo in terra, alcuni gli sono andati dietro perché hanno deciso liberamente di seguirlo, di fronte agli stessi fatti, altri no. Questo ve lo chiedo. Due cose. Cerco di dire con il linguaggio mio, insomma, questa cosa del bicchiere, insomma, per intendersi. Questo bicchiere può essere visto come un puro oggetto, no? Cerco di spiegare, un puro oggetto, oppure può essere qualcosa che mi meraviglia. Come faccio a meravigliarmi di questo bicchiere, no? Aristotele, già prima, Platone prima di Aristotele, diceva appunto che la filosofia nasce dalla meraviglia. Ora, ci sono vari modi di tradurre quel trauma, traumazein, un modo molto così sentimentaloide, insomma, ah che bello, no, non è così, è una questione invece impegnativa, anzi al limite tremenda. Trauma era anche una tragedia che ti meravigliava, cioè ti colpiva. Ti colpisce che cosa? Ti colpisce questo, se rifletti, primo, ma appunto, questo entrare in rapporto con questo oggetto non è entrare in rapporto con un oggetto, è entrare in rapporto con tutto ciò che ha prodotto questo oggetto.
Quindi c'è una comunicazione, io mi devo interrogare, ma questo bicchiere da dove viene? Questo bicchiere? Che cos'è? Chi l'ha prodotto questo bicchiere? L'ha prodotto un minorenne a una lira al mese in India, questo bicchiere, per esempio, non so. Chi l'ha prodotto questo bicchiere? Attraverso quali processi umani? Allora cessa di essere un oggetto, diventa un problema questo bicchiere. Il problema diventa un problema. L'atteggiamento filosofico vede in ogni ente un problema. Non dà per scontato nulla, non presuppone nulla, problematizza tutto, interroga tutto, anche questo bicchiere. E la domanda più radicale che abbraccia tutte è ma perché questo bicchiere? Poi, ancora di più, io mi interrogo su cos'è il principio di questo bicchiere, qual è la ragione d'essere di questo bicchiere? Arriverò mai a darla la ragione d'essere di questo bicchiere? Vi siete mai interrogati su questo fatto fondamentale che rimane aperto anche in tutta la tradizione metafisica? Cioè, gli scolastici dicevano la singularitas, l'eccelitas. Questo bicchiere è unico, lo sapete? È indubitabilmente unico. Non c'è nessuna produzione in serie che possa fare due cose identiche, perfettamente identiche. Tutto è eccelitas. Quindi, fin tanto che io non sapessi l'eccelitas di un ente, la singularitas di un ente, non rispondo alla domanda cos'è l'essenza di questo ente. È una domanda che rimane aperta in tutta la tradizione metafisica e anche nella tradizione scolastica, teologico-scolastica. E ci porta alla singolarità. Com'è che si dice anche Dio nella tradizione? È l'assoluta singularitas. L'assoluta singularitas. Si distingue da tutto. Dio si distingue da tutto. Se non lo distingue da tutto, lo distingue da tutto. È l'assoluta distinzione. Ma proprio attraverso la sua distinzione si distingue. Perché la sua distinzione assoluta lo distingue. Ma esattamente come questo ente. Cioè l'impronta del divino sta anche in questo, da questo punto di vista. Se io ne vedo la singolarità, vedo anche in qualche modo, anche in quest'ente, l'immagine della eccelitas, della singularitas assoluta divina. Libertà. La libertà, qui glossa patriarca, libertà consiste essenzialmente nel liberare, questo la filosofia l'ha sempre detto. Io non sono libero fin tanto che non libero. Certo, anche l'esempio dell'uscita che faceva il patriarca, ma è liberare. Fintanto che io non libero qualcosa, qualcuno, non sono libero. Lo libero dal bisogno, lo libero da quello che volete. Se non libero nessuno, non sono libero. La libertà si manifesta nel liberare. E questo lo sapeva anche la filosofia. E come? Ricordate il mito della caverna? Certo. Quel signore prigioniero in fondo alla caverna, in qualche modo si libera, va fino in cima, vede le stelle, il sole, la verità, il bene, vede le cose più spettacolose, e cosa fa a quel punto? Resta lì a contemplarle, no, ridiscende in fondo alla caverna per vedere di liberare gli altri. E cosa fanno gli altri? Lo mettono a morte. Voglio concludere con una battuta che però non è una battuta. La differenza fondamentale tra la bella testimonianza di fede ragionata che ha dato il patriarca e uno come sottoscritto, la differenza fondamentale non sta tanto sul problema, non sta più assolutamente sul problema dell'esistenza di Dio, se Dio esiste o non esiste. Sapete in cosa sta? Ne sono sempre più convinto. Nel fatto che quella fede che anima il patriarca gli permette di avere fede nell'uomo. Questa è la differenza fondamentale. Dove non riesco a seguire il patriarca, esattamente lì. Io non riesco ad avere quella fede nell'uomo, cioè quella fede che l'uomo possa trascendersi come se trasceso quel verbo in cui ha fede il patriarca. Perché il patriarca non si qualifica come uno che crede in Dio, no, si qualifica come un cristiano, cioè lui crede in Cristo, che il Logos incarnato è Gesù, è quell'uomo, eccetera, veritas vir qui adest. Dicevo di medievale. Quindi credendo in quell'uomo, si chiama cristiano, mica si chiama deista, si chiama cristiano, ha fede nei figli che quell'uomo ha chiamato, ha fede che questi
nepio, gli dice qualche volta anche il Vangelo, quindi questi infanti, queste persone che non sanno parlare, perché nepios, infante, vuol dire uno che non sa parlare, cioè l'opposto del logos, diventino capaci di parlare come il logos, diventano capaci di aderire al logos. Questa è la grande forza di quella fede, di questa fede, che uno che non l'ha non può avere. Lotta nella stessa direzione, sa che libertà vuol dire liberare, eccetera, eccetera, però ritiene che ci sia stato uno solo in grado di trascendersi in quel modo. E io, essendo convinto, ovviamente, non facendo parte di quel ormai ridottissimo branco di idioti che pensa che appunto sia tutta una leggenda, ritenendo che quell'uomo sia stato veramente un uomo, abbia fatto quello che si può derivare dai Vangeli, eccetera, eccetera, ritengo che ci è risultato possibile nella nostra storia, nella storia dell'uomo, che ci fosse un libero capace di liberare in quel modo, capace di quell'amore. Quindi ritengo che sia possibile questo, come ho detto, ho scritto varie volte. Ritengo che quella vita dimostri la possibilità che l'uomo sia capax Dei in quella misura. Ritengo che sia possibile, ma non riuscirei mai a fare una testimonianza di fede nell'uomo come quella che ha fatto il... Perché? Perché l'esperienza storica lo contraddice in modo totale. Questo è il punto. E uno che non ha la fede non può non subire la colossale contraddizione storica, no? Rispetto a questa. Mi affaccio continuamente su queste figure, no? Ho appena fatto una cosetta su Francesco per dire sì, vado a caccia di queste figure che mi diano questa fede sull'uomo, ma poi prevale sempre la disperazione, perché la speranza è virtù teologale, insomma, e la speranza è strettamente collegata alla fede. Paolo lo dice in modo insuperabile: la speranza ha senso soltanto se si fonda sulla fede. Il pagano per Paolo è un disperato, letteralmente un disperato, perché la sua fede non può essere fondata. Una fede che non è fondata, una speranza che non è fondata, che speranza è? Un'ultima battuta, proprio sull'onnipotenza. Qui la differenza fondamentale. Quel Dio che testimonia Gesù, che è il suo padre, padre mio, che è il suo padre, eccetera, e cosa fa? Rinuncia alla potenza. Che cos'è che è la dimostrazione davvero dell'onnipotenza di Dio e della straordinarietà della testimonianza sul padre che dà Gesù? La testimonianza di un Dio che rinuncia alla onnipotenza, rinuncia alla potenza. Ma non è questo che caratterizza l'uomo. L'uomo è caratterizzato dal fatto che cerca l'onnipotenza e non rinuncia mai alla potenza. Non rinuncia mai alla potenza. Ciò che testimonia la bontà, proprio nel senso anche classico del termine, l'agaton, la bontà, questo essere al di là di ogni determinazione possibile, come diceva Platone, no? Il buono, il bene, l'agaton, oltre ogni determinazione possibile, oltre ogni concettualizzazione. Questo che dimostra che davvero è il buono bene, quel padre a cui si rivolge Gesù e che Gesù testimonia, è questo il segno inequivocabile, la rinuncia alla potenza, Questa è davvero la misura del divino. Ma vi è qualcosa che contraddice di più ogni istituzione umana, ogni che questo? Chi è veramente capace di una radicale rinuncia al potere? Chi? Come? In questo mondo? Questa è la mia domanda, no? E se permettete l'ho messo in questi termini perché appunto quando mi incontro con uomini di fede, appunto, di una levatura come quella del Cardinale Scola, appunto è questo che mi colpisce, no? Che mi meraviglia, proprio filosoficamente, no? È la meraviglia di come si possa avere fede nell'uomo. Ecco,
questa è la mia meraviglia, e mi continua ad interrogarmi, che mi continua a farmi il problema. Grazie. Eminenza, io avevo preparato un'ultima domanda che a questo punto diventa molto calzante con quello che chiedeva adesso Cacciari. Oggi il cristianesimo che chance ha di raggiungere l'uomo in modo convincente come esperienza presente, non come esperienza del passato? Magari può arrivare a convincere Cacciari, c'è ancora un po' di tempo. Prendere sul serio Gesù proprio secondo i termini che il professor Cacciari rendeva contenuto della sua meraviglia. Quello di Gesù manifesta l'onnipotenza di Dio in questo, che il potere di Dio non è un potere politico, nel senso etimologico della parola, di dominio, ma è il potere disarmato dell'amore. E allora la parola che anche il professore ha usato di striscio, che possiamo aggiungere, sarei contento se andassimo via questa sera per un lavoro, perché non penso, no, Don Gilberto, che siamo venuti qui in 1700-2000 per un ascolto curioso. Il professor Cacciari ed io non siamo venuti qui per questo, siamo venuti qui per iniziare un lavoro, quindi l'anno della fede, questa è una porta fidei, una sottoporta della porta fidei, attraversatela nei giorni a venire, dentro tutte le vostre realtà, nei mille modi che vi sono stati suggeriti, no? Ma la parola che si aggiunge al nostro vocabolario questa sera, ragione, fede, filosofia, teologia, ragione, fede, rivelazione, libertà, amore, lui l'ha usata, la parola testimonianza. Cioè la meraviglia può convincere di fronte al testimone. Non a caso l'etimo più probabile è terstis, cioè il terzo che sta tra i due. L'uomo di fede, l'uomo che crede in Gesù Cristo, per stare alla nostra tradizione, perché non possiamo introdurre la questione delle religioni a quest'ora, è colui che fa da ponte tra Gesù e il fratello uomo, come lo chiamava Barthes, il fratello uomo, il testimone. E il testimone, nel suo vertice più acuto, che è quello del martire, il testimone è colui che, secondo me, smentisce la volontà di potenza di cui siamo tentati tutti i giorni e di cui tutte le istituzioni sono intrise. Solo il testimone lo smentisce, non c'è un'altra strada. Però questo me lo dovete permettere, al di là che siamo già fuori da sei minuti. Testimone non è solo testimonianza, è solo un buon esempio. Questo fa parte dell'ovvio. Cioè, direi che il buon esempio è proprio di un uomo che è degno del nome uomo, cioè insomma, mica tanto per dare il buon esempio. La testimonianza è una conoscenza della realtà, è un modo di conoscere la realtà e quindi è un modo di comunicare la verità. Quindi, dicendo testimone, non riduciamo tutto a uno scambio tra singoli. Nella parola testimonianza c'è dentro tutta la potenza del credo che recitiamo ogni domenica con i principi a rivelata che contiene, c'è dentro tutto il decalogo, c'è dentro il comandamento nuovo, ci sono dentro anche i precetti della fede, assunti però nell'energia di una persona liberata. Gesù dice: se mi seguite sarete liberi, e sarete liberi davvero. Libera la libertà,
libera la mia libertà e permette alla mia libertà di aderire, mi convince ad aderire, e quindi porta la libertà al suo vertice come adesione a quel Dio che ha svelato il suo volto di padre. Ma per dire bene cosa intendo per testimonianza, in tutto questo senso oggettivo, prenderò un ho cercato di fare qualche esempio per non perché la cosa che sarebbe più odiosa alla mia età e con le scarse energie che mi ritrovo è perdere una serata per fare lucubrazioni, mi spiego, questo mi darebbe molto fastidio, insomma. Aristotele diceva: come faccio a sapere che cos'è la castità? Cosa di cui non parliamo più. Non so quanti giovani sono qui, perché qui siamo tutti. Siamo accecati da queste cose qui. Noi non vi vediamo mica in faccia. Così voi vedete noi, perché insomma, la tecnica ha tutto provvisorio. Vabbè. Allora, Aristotele diceva: come si fa a sapere se un uomo è casto? Possiamo fare giustamente una dottrina sulla castità. E lì si mette. Però dice: c'è un'altra strada. Se andiamo da un uomo casto, gli domandiamo cos'è la castità, lo impariamo rapidamente. San Tommaso chiama questo una conoscenza per inclinazione. Il testimone della carità è sa per inclinazione della castità, sa per inclinazione cos'è la castità. Non c'è bisogno delle teorie. Il primato dell'esperienza che fonda la coscienza. C'è bisogno di vivere un'esperienza umana così elementare come questa, e la fede è un aiuto grandissimo per questa cosa qui. Ma poi posso citarvi anche un esempio che ho toccato con mano di che cosa sia la testimonianza come conoscenza della verità, della realtà, e quindi come comunicazione della verità. Durante una visita pastorale nella zona di Jesolo, al venerdì pomeriggio andavo sempre a trovare gli ammalati, e i parroci giustamente sceglievano gli ammalati più gravi o le famiglie che avevano più bisogno, poi magari intorno a loro si raccoglievano anche altre persone, e sono andato a trovare una persona che stava molto male, e vicino al letto c'era lì più o meno un uomo della mia età, e a un certo punto il parroco me lo presenta e mi dice: vede, quest'uomo ha perso settimana scorsa un figlio gravissimamente handicappato mentale che aveva 59 anni. Per 59 anni l'ha assistito giorno e notte, perché ha perso la moglie da giovane. Ha praticamente, fino all'altro ieri, dato tutta la sua vita a questo figliolo con cui non è mai riuscito a usare la parola, perché l'altro non gli rispondeva. E tu, quando ti trovi di fronte a queste cose, ti senti un po' come un verme, cioè, e io non sapevo tanto cosa dire, e ho biascicato la solita frase da prete: il Signore gliene darà merito, cioè una cosa più o meno così, no? Come facciamo noi preti. Infatti la cosa più terribile è andare a trovare i parenti quando muore qualcuno, insomma, si dicono di quelle fesserie, normalmente forse è meglio dire il rosario tutti insieme e non parlare, perché vabbè, proprio perché la questione del dolore e del male si arriva solo sulla soglia. Beh, quel signore lì con un sorriso mi ha guardato: no, io il merito l'ho già avuto, perché io ho imparato che cosa vuol dire amare. Cosa ha fatto quell'uomo lì? Ha comunicato al vescovo cosa vuol dire conoscere la realtà, e gli ha insegnato un po' di verità. Questa è la testimonianza. Quindi il cristiano, ma anche l'uomo, perché la fede è la cosa più bella che è uscita stasera, sono gratissimo a professor Cacciari. La fede, lui l'ha detto in maniera splendida, non saprei ripeterlo così, riguarda tutti,
La fede cristiana riguarda tutti. La rivelazione cristiana riguarda tutti. È che non riusciamo, per il nostro limite, a comunicare questo dato, perché non siamo testimoni. È un caso, mi domando io, se stiamo assistendo ad un ritorno massiccio del martirio? Gli ultimi dati ben fondati, mi riferisco alle statistiche del Pew Center degli Stati Uniti, eccetera, non a cose messe lì così, parlano di circa 100.000 martiri cristiani in questi ultimi anni, all'anno. Si può confessare la fede? Il confiteor, diceva il Papa all'ultimo sinodo, ha sempre dentro una dimensione martirologica, pagare di persona. Ecco, io credo che i testimoni sono la smentita contro me stesso, contro il narcisismo della volontà di potenza che mi prende tutte le mattine quando mi alzo, con cui poi impastiamo le istituzioni. Quindi questa è la strada. Però la testimonianza intesa in questi termini radicali, non come il buon esempietto, e basta, necessario quello, ma in questi termini: conoscenza della realtà, comunicazione della verità. Ci potremmo dire, per stare nel clima di questa sera, la testimonianza intesa nella sua forza potentemente filosofica. Grazie per il vostro ascolto.